Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma. Allora, il proverbio di questa sera, sempre per il discorso, dice: ma tu i proverbi, quanto te li prepari? Ma cosa decidi, cosa non decidi? A me i proverbi mi vengono spontanei. Su quelle cose, in seguito alle cose che mi succedono da una settimana all'altra, tra un proverbio e l'altro, e vivendo la mia vita tranquillamente, normalmente, ci sta sempre qualche episodio della mia normalissima, tranquillissima e anonima vita, ci sta sempre qualche cosa che si verifica e che mi ispira poi il proverbio. Tanto è vero che 2 o 3 giorni fa stavo dentro un rivenditore di attrezzi agricoli dove mi servo, perché ho sempre detto che come hobby mi occupo della campagna, mi piace fare l'agricoltore a tempo perso per hobby e non per obbligo. E quindi ogni tanto, giustamente, o perché vado a comprare qualche prodotto, o perché mi si sfascia qualche attrezzo, perché ha voglia di usarli, qualche attrezzo tipo il decespugliatore, la motosega, si rompe, quindi bisogna pure fargli una buona manutenzione. Stavo presso un rivenditore di questi attrezzi e ci stava anche un mio parente. Allora, parlando con questo rivenditore, parlando con questo mio parente, è venuto fuori un discorso così casuale di di questo parente mio che ha prestato un attrezzo a dei conoscenti, e questo attrezzo gliel'hanno, dopo che sono tenuti per parecchio tempo, gliel'ha richiesto, 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 gliel'hanno riportato rotto. E quasi non volevano ammettere che si era rotto in mano a loro. A loro quasi così, all'unanimità, io con il venditore, con Nicola, amico mio, ci ha voluto spontaneo un proverbio. E mi ha detto: Giulia, che presta deserta, si dice a Sulmona. Tradotto: a chi presta non gliene resta. Perché si dice questo? Perché in genere, quando si presta un attrezzo, capita che, se lo diamo a una persona che ci sta attenta, questa persona mantiene, utilizza l'attrezzo come se fosse proprio, quindi lo utilizza nel modo migliore e sta attento a non farlo rompere, sa che non è suo e ce lo riconsegna così come gliel'abbiamo dato. Ma ci sono altre persone, un po' più superficiali, un po' più menefreghiste, dice: vabbè, tanto mica lo oppure sottovalutano. Uno gli presta questo aggeggio, questo attrezzo, questo articolo, ne fanno un uso così proprio da strapazzo, poi, essendo articoli, è normale che si rompano, e quando si rompe, si è rotto, e mo, che fanno? Tardano nel riconsegnare sperando che il proprietario se ne scorda, così muore nel dimenticatoio. Oppure, se al proprietario gli serve e ne fa richieste, dice: oh, ma che mi dà la motosega che ti ho prestato? Che mi ridai il trapano che ti ho prestato? Che mi ridai l'altro attrezzo che è? E te lo ridanno rotto. E la prima cosa che ti dicono: oh, a proposito, sto attrezzo non sono potuto comprare perché è brutto, mi c'è dato l'attrezzo brutto. Quindi è un modo per dire: me l'hai dato rotto? E quindi sono cacchi tuoi, non ne voglio sapere niente. E questo porta poi a dei dissidi, porta spesso a troncare delle amicizie. Spesso, molte volte, la gente litiga per queste cose qui, litiga perché giustamente quello che il proprietario diceva: insomma, il mio attrezzo funzionava, andava bene, te l'ho prestato per farti un favore e me lo riporti rotto. E poi non hai neanche la compiacenza di dire: vabbè, te lo raggiusto, ci penso io. Dici: no, era già rotto, quindi vuoi pure farmi credere che te l'ho dato già, che
che non era buono. Quello che si è preso l'attrezzo dice, ma insomma, io non me lo sono comprato per me e poi lo devo andare a comprare a lui? Allora me lo compravo mio, almeno era mio, e lo tenevo già l'uovo di Pacca, poi si è rotto questo attrezzo vecchio, doveva stare comprato nuovo. E allora ognuno si tira la ragione dalla sua parte. E per aver prestato un oggetto finiscono i migliori amicizie. Però io su questo argomento ho sempre avuto una mia idea bella precisa. La mia idea è quella di non prestare niente a nessuno e di non farmi prestare niente da nessuno. E perché questo? A me pure delle volte mi hanno chiesto, che mi presti la macchina perché dovrei andare a Roma da qua? No, guarda, tu vuoi bene, ti ci accompagno io. Preferisco perdere la giornata e ti ci accompagno io. Ma non ti incazzare, vai là, ma non te la presti. Ma che non ti fidi di me? Non è che non mi fidi di te. Perché se si rompe male a me, so che si è rotto male a me per colpa mia. Se te la presto, io sono convinto che te la sto dando buona funzionante. E magari non è buona funzionante, che evidentemente puoi farsi pure che ci può stare qualche pezzo che si sta lì lì per rompere. Solo che invece di rompere male a me, se rompe male a me nessuno mi toglie dalla testa che tu non l'hai usata bene, che hai fatto qualche manovra azzardata, che l'hai tirata più del previsto, che hai corso più del dovuto. E allora io rimango sempre nel dubbio che tu l'hai rotta. E tu rimani sempre nel dubbio che te la sono data mezza sfasciata. Allora, per evitare di litigare, tu vuoi accompagnare io. Almeno se rompo male a me. Mi presti la motosega? No, ti ci vengo io a fare il lavoro che devi fare. Ma ci vengo io, non vuoi niente, non mi devi dare niente. Manca la benzina, ma tarda. Ci vengo spontaneamente e ti faccio il lavoro che ti devo fare. Almeno stiamo tranquilli io e te. Perché i cocci non vanno prestati. Ecco perché si dice chi impresta deserta. Deserta significa che chi c'è stato il deserto? Niente. Nel deserto che c'è? Un cacchio, solamente la sabbia e nient'altro. Quindi chi presta non fa altro che desertificare, non fa altro che togliere quello che ha. Qualunque cosa la si presta, il più delle volte non ritorna indietro, o se ritorna, ritorna rotta, danneggiata. Ecco perché chi presta, desert. Se invece non presti niente a nessuno, la gente ce l'hai tu, stai tranquillo. Quindi, poi giustamente tradotto in italiano, a chi presta non gliene resta. Quando si tratta specialmente poi di attrezzi che hanno un certo costo, perché un conto prestare a scuola, presti la penna allo compagno di banca, presti una cavolata, ma attrezzi che hanno un certo costo è sempre bene non prestarli mai a nessuno. Specialmente poi se si tratta di attrezzi personali che ci sta un certo legame anche affettivo, è sempre meglio che piuttosto va a fare tu un favore, non che dai in mano agli altri. Così come io, sempre nel mio modo di pensare, non voglio che la gente mi presta gli attrezzi. Quando qualcuno mi dice, ah qua c'ho l'attrezzo, vieni trappià, non è. Ma puoi venire a fare sto lavoro? Se ci vuoi venire, bene. Se no, non fa niente. Ma io non mi vengo a piare niente, non mi vengo a piare un furgone, non mi vengo a piare un trattore, non mi vengo a piare la falciatrice, non mi vengo a piare l'utrapano, non mi venga più a niente, non mi venga più a la bedonia. Se tu mi vuoi a fare il suo lavoro, viemmela a fare, ma io gli attrezzi in prestito non li voglio, perché sennò veramente succede che non me lo posso comprare per me e poi mi tocca ricomprarlo per la persona che mi ha fatto il favore. Purtroppo non tutti ragionano così, tanta gente invece vive con la mentalità del farsi prestare. Vanno in giro, che sono, prestami questo, prestami quello, va a curare, prestami quello. Ma signori cari, ma invece di andare facendo la questua chiedendo le cose in prestito, ma non vi conviene chiamare chi fa quel lavoro, chi ha quell'apparecchiatura e ti viene a fare il lavoro di cui hai bisogno? Paghi qualche cosa, perché giustamente chi ha un'attività, se ti va a fare un lavoro, lo paghi, però dormi tranquillo. Perché andare in prestito? Perché cosa andare in prestito? Che mi presta qua, che mi presta là? Non si presta niente a nessuno.
Una volta quando la gente teneva l'asinello, io mi ricordo che l'asinello lo si prestava solo alle persone fidate, perché chi teneva l'asinello aveva la fortuna di possedere un asinello e teneva un capitale per le mani. Oggi un asinello non è niente, ma 60 anni fa chi teneva un asinello era uno che teneva un capitale, era uno che teneva una fonte di reddito, di vita. E quando andava la gente, come presti asana per sarchiare la mazzocca? Catafà, ci vengo io, non che te mi presti asana. Perché ti dà piena asana, l'asino si può fare male, si può infastidire, può scappare, può farsi un danno. Come la metti poi? Invece uno va, dà la mano e basta. Senza farsi prestare nulla da nessuno. Io l'unica cosa che mi ricordo che ci siamo a suo tempo preso in prestito, veramente quando eravamo ragazzi ci stava un mio zio che teneva un ciuchino, un asinello, ma per sua volontà, perché insisteva lui a prestarci questo benedetto asino per fare i lavori di sarchiatura negli ortaggi, ma noi non facevamo, guarda, facevamo prima riportarglielo che a tenercelo noi, perché già farlo dormire di notte nella nostra stalla già ci sembrava una responsabilità grande, e se lui viene a rubare, e se si fa male, e se si impiccia con la capezza. Non ci dormivamo la notte, la buona notte papà non ci dormiva la notte, e allora teneva la premura di quando questo asino ci veniva prestato, deva subito il lavoro di riportarlo immediatamente al cognato, al padrone che gli aveva dato, per dire: oh, sì, te ringrazio che mi sono prestato, però gli rodeva tenere questo animale in prestito. Quindi, detto questo, concludo dandovi un consiglio, se mi posso permettere. Evitate di farvi prestare gli attrezzi a chi ha bisogno e evitate di prestarli voi che ce li avete. Se volete mantenervi gli amici e se volete mantenervi gli attrezzi, perché il più delle volte chi impresta deserta, a chi presta non gliene resta. Succede spessissimo, spessissimo succede che uno impresta e non va niente indietro. Se volete mantenere le vostre belle amicizie con la vostra cordialità, eccetera, ognuno si tiene gli attrezzi suoi, come diceva una bambina una volta, ognuno gioca con i propri giocattoli, ognuno gioca con i giocattoli suoi, almeno è sicuro che nessuno si sfascia, nessuno si rompe e nessuno si incazza. Questo è un mio modestissimo consiglio, perché di gente che riporta i cocci rotti indietro ne conosco parecchi, ne conosco veramente tanti, di gente che si piglia attrezzi e poi è riportata sfasciata. E molte volte hanno fatto pure finta di niente, perché c'è quello onesto che pure te lo dice: guarda, ti ho riportato il trapano, si è rotto. Ci sta pure quello che invece sta zitto, te lo riporta, te lo lascia lì in magazzino, se ne va, te lo vai a prendere dopo 15 giorni e vedi che è rotto, e quello dici: io te l'ho riportato che era buono. Te pigli pure per fesso, ti prende anche per fesso. Quindi se volete evitare, non prestate nulla a nessuno. Buonasera, arrivederci alla prossima.